Guardi, i sindacati e i lavoratori sono di tutti, ognuno li può incontrare. Io sulla... posso rispondere? Posso rispondere? Però voglio dire una cosa su questa manovra. Il tema non è se anticiparla o meno, per me si può fare pure domani. Il tema è cosa ci mettiamo dentro. Stamattina ho sentito Garavaglia dire non dico dove sono i 15 miliardi di euro della flat tax, altrimenti Di Maio me li ruba. Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro per fare la flat tax, anche perché non è che li devono dire a Di Maio, li devono dire a tutti gli italiani dove troveranno i 15 miliardi di euro per fare la flat tax. E a questo aggiungo anche un'altra cosa: io spero soltanto che questi 15 miliardi di euro siano 15 miliardi di euro freschi, cioè di risorse che servono a fare la flat tax senza che si tolga nulla agli italiani. Vorrei che per fare la flat tax si voglia togliere qualcosa agli italiani. Sono sicuro che non sarà così, ma è meglio dirlo, perché per me bisogna disinnescare le clausole di salvaguardia IVA, che significa evitare che aumenti l'IVA.